Consiglio Comunale, la Amministrazione Comunale ha avuto la cittadinanza a questo Consiglio Comunale aperto sul tema caldo dell'ospedale, della sanità più in genere. Il Consiglio Comunale, diciamo, si svolgerà nei primi tre punti, diciamo, un Consiglio aperto, poi sono gli ultimi due punti della ratifica, la variazione e la realizzazione della legge, diciamo che verrà fatta in seduta normale, perché questo lo vedo regolamento. Quindi io darei inizio al Consiglio Comunale con l'appello nominale. Di non aver colto negli anni passati
l'esigenza per la nostra struttura, diciamo, di dotarsi e di stare a passo con i tempi, di specializzarsi, diciamo, in alcuni settori. E questo, diciamo, ha comportato per le amministrazioni, per tutta una serie, diciamo, di soggetti istituzionali, anche la difesa di un ospedale con funzioni, diciamo, generiche, che le varie leggi nazionali comunque volta a volta, diciamo, le potenziavano, perché la struttura dell'ospedale, perché la popolazione che afferisce a questo territorio, per una serie di motivi, diciamo, noi non siamo a volte, insomma, non entravamo in questa età, e quindi abbiamo iniziato prima con l'ostetricia, poi abbiamo iniziato con altre parti, poco a poco, diciamo, la nostra struttura è stata depotenziata e noi forse, diciamo, non siamo stati in grado tutti quanti di cogliere l'attimo e di dare un volto a questa struttura che fosse, diciamo, un volto con un'identità forte e che potesse resistere, diciamo, ai vari tagli successivi a causa, diciamo, di varie leggi, di vari start-up. Quindi questo secondo me è un problema con cui dobbiamo fare i conti e in questo momento quindi ragionare anche di quello che è stato fatto. Io, diciamo, nei vari incontri ho sempre cercato di percorrere nella maniera meno confusa, diciamo, possibile qual è stato il percorso, almeno da quando amministro io, dal giugno 2006 fino ad oggi, dove già nel 2006, diciamo, la struttura era nell'occhio del ciclone per le riconversioni, iniziò poi la giunta Marrazzo, poi già iniziata, diciamo, quella precedente di Stonacci, poi Marrazzo, poi la Polverini e oggi quella di Zingaretti. Noi da subito, diciamo, abbiamo cercato di fare delle proposte già con l'amministrazione centrale, come dicevo l'altra volta, con Stonacci, di fare una struttura nuova, sia dal punto di vista edilizio, sia dal punto di vista, diciamo, dei servizi, sia dell'ubicazione, perché era stata individuata una zona esterna all'abitato, una zona, diciamo, paricentrica anche con alcuni paesi di Nino. Quella proposta fatta dall'allora giunta Stolace venne bocciata. E da lì, secondo me, sono stati iniziati, diciamo, una veloce discesa. Il comune poi successivamente ha fatto tutta una serie di iniziative e di proposte, partendo, come dicevo l'altra volta, dal 2006-2007 con l'ospedale di comunità, perché era una delle figure, diciamo, innovative come dal punto di vista sanitario in quel momento, e quindi chiedevamo, diciamo, quel tipo di trasformazione, poi tutta una serie di atti fino, diciamo, ad arrivare ad oggi con l'emanazione del decreto Balduzzi, dove, diciamo, per sopravviventi si è riaperta una prospettiva all'interno delle varie leggi e dei vari standard qualitativi. Ora, diciamo, la difficoltà dell'amministrazione in questi anni è stata quella forse di non aver fatto ben comprendere ai cittadini, e di questo, diciamo, ce ne possiamo anche assumere io per primo il demerito, di non aver forse informato i cittadini costantemente su quello che il comune ha fatto, ma io ci tengo in questa sede, che è una sede, diciamo, istituzionale, a dire che l'amministrazione comunale tutta quanta dal 2006 ad oggi ha fatto atti di consiglio comunale che sono atti importanti, sono atti della massima autorità locale, sono atti che sono stati trasferiti e portati negli atti della conferenza dei sindaci della sanità, che sono stati mandati agli assessori regionali della sanità, che sono stati mandati ai vari presidenti della regione. In tutti quegli anni c'è stata una difesa all'unanimità della struttura di Acqua Pendente. Sono stati fatti, diciamo, quindi consigli comunali, sono state fatte iniziative e manifestazioni a partire dal 2008,
2009, noi abbiamo riempito più volte il Cinema Olimpia, abbiamo più volte riempito la piazza e fatto manifestazioni, altre volte abbiamo fatto iniziative, diciamo, come nella biblioteca, e abbiamo cercato, diciamo, abbiamo occupato l'azienda, abbiamo fatto quindi i consigli aperti. Credo che quindi dal punto di vista, diciamo, istituzionale sia stato fatto molto. Probabilmente, come sempre, si può fare di più, ma molto è stato fatto e tutto è stato fatto per la difesa dell'ospedale. Ci tengo a precisare questa parola, difesa dell'ospedale. Poi si arriva a un certo punto, e diciamo anche negli articoli di giornale di questi giorni, nelle iniziative, una delle frasi più ricorrenti è: diciamo, l'amministrazione comunale non ha fatto ricorso, non ha fatto l'amministrazione comunale. Io lo voglio ridire fino alla notte, ma vorrei che, diciamo, su questo siamo anche, diciamo, chiari. L'amministrazione comunale non fece ricorso contro il decreto 80, ma fece ricorso contro il decreto 111, che era quello che individuava le zone disagiate nella regione Lazio. E contro quel decreto, diciamo, il comune ha fatto ricorso, che ancora, diciamo, non avevamo chiesto la sospensiva perché non ne aveva le caratteristiche in questo momento di urgenza, fu una scelta, diciamo, ma, diciamo, è tuttora pendente verso la regione Lazio. Sono stati fatti esposti alla Procura della Repubblica insieme alla minoranza, è stato più volte chiamato il prefetto su questa problematica, sono stati fatti una miriade di articoli, sono state fatte ordinanze contro, diciamo, il divieto di ammalarsi, che sembrava diciamo, un'ordinanza bizzarra, ma anche quella, come oggi quella del Consiglio Comunale di Amatrice, che chiede, diciamo, il referendum per uscire dal Genazzo, era chiaramente una delibera provocatoria per alzare l'attenzione su questo problema importantissimo per questo territorio. Quindi, diciamo, l'amministrazione comunale ha fatto atti istituzionali, ha fatto atti di protesta e ha fatto tutta una serie di atti, diciamo, conseguenziali anche amministrativi presso con i ricorsi contro la Regione Lazio. Oggi ci troviamo qui perché poi, come abbiamo più volte detto in questi giorni, è uscito un decreto commissariale che è stato fatto il 25 luglio e che è stato pubblicato il 5 di agosto sul BUR, sulla Regione Lazio, che, diciamo, pubblica i programmi operativi della Regione 2013-2015 e quindi, diciamo, traccia la situazione per tutte le varie situazioni, diciamo, del Lazio, per tutte le varie strutture, e mette nome e cognome, diciamo, ai servizi e nome e cognome alle strutture del Lazio. Noi siamo in completo disaccordo con quel decreto commissariale, come abbiamo detto in questi giorni, nella parte che riguarda l'acqua pendente, perché per l'acqua pendente, come sapete, quel decreto indica una trasformazione dell'attuale struttura, dell'attuale presidio, in casa della salute. E anche qui, per essere sempre chiari, in tutti gli atti di consiglio comunale noi abbiamo detto che siamo contrari alla casa della salute, così come era stata proposta dalla Regione Lazio e dalla ASL di Viterbo. E oggi lo siamo nuovamente e siamo ancora più contrari, perché in quel decreto, oltre a dire che la pendente verrà fatta una casa della salute, si dice che alcune strutture del Lazio, Bracciano, Viano, Monte Rotondo, avranno una dotazione in deroga agli standard previsti da questi programmi e quindi anche alle riconversioni che erano state individuate recentemente per queste strutture, avranno dei servizi in deroga. Questo perché si trovano in zone disagiate e avranno, diciamo, una struttura e dei servizi pari, credo almeno al 95%, alle delibere che ai servizi che noi avevamo fatto, che avevamo chiesto per la struttura di acqua pendente, a dimostrazione che per la seconda volta che il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, la minoranza e tutti quanti avevano fatto una proposta sensata, giusta e, diciamo, anche accoglibile. Ora,
perché questo non sia avvenuto, io non lo so. Pensare che, diciamo, Monte Rotondo e Bracciano siano zone disagiate, e Amatrice e Acqua Pendente non lo siano, credo che sia complicato per tutti, anche per il presidente Zingaretti. Quindi noi contro questo decreto siamo, diciamo, contrari, e proporremo quindi questo, diciamo, un ricorso amministrativo, se ce ne sarà bisogno. Quindi, per essere chiari e per anche qui fugare ogni dubbio, il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, la maggioranza che attualmente guida l'amministrazione comunale di Acqua Pendente non ha nessun timore reverenziale verso la giunta Zingaretti, non ha nessun problema di battersi contro le decisioni sulla sanità o su altri argomenti, come è stato il caso, e quindi noi andremo fino in fondo nella difesa che abbiamo iniziato e che le altre amministrazioni anche hanno iniziato, andremo fino in fondo per dotare il territorio dell'Alta Tuscia, non soltanto quello del Provenente, ma dell'Alta Tuscia, di servizi sanitari adeguati a far sì che i cittadini che abitano qui abbiano gli stessi standard e lo stesso diritto alla salute degli altri abitanti del Lazio. Questo è il senso del pensiero, perché poi al di là di come, cioè, la regione ci deve dire come prevede di dotare questo territorio di strutture sanitarie, perché se lo prevede di dotare le risposte con la casa della salute, credo che non abbiamo, è preoccupante questa cosa, oltre che, diciamo, impossibile, come ho scritto più volte, è proprio preoccupante, perché quella struttura è una struttura che non può rispondere, ma quella struttura è anche, diciamo, però noi non dobbiamo fare, anche un ragionamento ed essere seri con la popolazione, essere seri con le proposte di cui siamo stati seri. Noi dobbiamo anche partire dal presupposto che l'ospedale, come pensavamo 10 anni fa, ci siamo detti 20.000 volte, non è forse più attuabile, sia per leggi, ma sia forse anche perché alcuni servizi forse ce ne servono altri che sono, diciamo, sostitutivi. Quello, diciamo, che non è accettabile è che ci devono spiegare da Viterbo in su come si riesce a sopravvivere in alcuni casi e come si riesce a curarsi. Ci devono spiegare perché in quel decreto Acqua Pendente non è compresa tra le zone disagiate, ci devono spiegare perché pensano di abbattere la mobilità passiva, che in queste zone è feroce, e noi parliamo della mobilità passiva verso, per esempio, la struttura di Orvieto, di un 40% di utenti della struttura di Orvieto che afferiscono da Orvietano e dall'Acquesiano. Quindi loro pensano, e sta scritto nello sbianco su questo decreto, che potenziando un bertolle diminuisce la mobilità passiva dell'Acquesiano, cioè della Riverina, verso Orvieto, verso la Toscana. Questo credo che sia veramente da pazzi. La mobilità passiva si frena se tu fai un argine, come è stato più volte detto, come è stato anche più volte proposto, sul confine con Acqua Pendente, con Città Castellana, con Tarpinia, con queste strutture fai un argine dotandoti di servizi adatti al territorio, perché quello che non è stato fatto è anche capire quali sono i bisogni di questo territorio, perché noi parliamo sempre dell'emergenza, che è una cosa fondamentale, perché l'emergenza è il primo pensiero per stare tranquilli, per dire, quindi è la risposta alla vita o alla morte, quindi l'emergenza, ma noi abbiamo bisogno di tutta una serie di servizi che sono dell'ospedale, ma non sono solo dell'ospedale, sono del territorio, potrebbero essere dei servizi, diciamo, del territorio, penso dell'assistenza domiciliare, penso di tutta dell'ostetrica, che adesso, diciamo, quindi il ginecologo che non c'è più, penso alla cardiologia, per fare l'ecocuore bisogna andare addirittura a Montefiascone, penso a delle liste d'attesa esagerate, penso a un depotenziamento nei fatti della radiologia, perché noi avevamo qui un punto di radiologia
mi si diceva che a differenza degli altri non aveva bisogno di prenotazione, quindi era anche il punto con maggior accesso esterno dell'azienda, ma soprattutto dotando il territorio di servizi essenziali e utili alla popolazione, che è una popolazione diciamo che abita sul territorio vasto e che è una popolazione anziana, è una popolazione che sta in piccoli centri, è una popolazione che non ha la viabilità, è una popolazione che non ha il CODA, ha tagliato le linee, soprattutto quando non è il periodo delle scuole, è complicatissimo spostarsi, è una zona che è stata abbandonata in molti settori. Non è intenzione di questo Consiglio Comunale, diciamo, abbassare la guardia su questo della sanità, che è un settore fondamentale, che non è soltanto quello, diciamo, della risposta sanitaria, ma anche una risposta sociale, una risposta economica, è una risposta di un diritto fondamentale ad abitare in questi territori. Questo credo che sia quindi, diciamo, il messaggio da portare da far arrivare in regione. Questo Consiglio Comunale non è, diciamo, minimamente in successione verso il Presidente Zingaretti, verso la Giunta regionale, tanto è vero, la dimostrazione è che, in questo voglio informare anche il Consiglio Comunale, noi abbiamo vinto un ricorso al TAR che ci vedeva opposti a un parere della Regione Lazio che ha dato, e della provincia di Viterbo, che aveva dato parere positivo alla nascita di una centrale a biogas sulla via Arfina, una zona vicino al golfo di Arfina, una zona vincolata. Il comune si è opposto, ha fatto ricorso contro la regione e abbiamo vinto. A dimostrazione, ripeto, che nessun tipo di reverenza c'è verso, ma l'unico, diciamo, missione di questo consiglio è di dare una risposta seria ai problemi del territorio. Quello della sanità ne è il primo. Io concludo qui, poi lascio gli interventi agli altri consiglieri e poi, diciamo, se nel pubblico successivamente. Pochi giorni alla manifestazione
del 25 luglio organizzata dal Movimento 5 Stelle e successiva di soli due giorni alla firma da parte del Presidente Zingaretti del decreto 146 sul ridimensionamento dell'ospedale. Mentre noi discutevamo così in una manifestazione pubblica sulla grave situazione critica dell'ospedale, in realtà era già stato tutto deciso. Noi sicuramente non lo sapevamo. Non so chi lo poteva sapere, tenuto conto che un decreto del Presidente della Giunta, ovviamente fatto con un decreto nella sua veste speciale di commissario ad acta, non credo che sia anche una struttura come la che vuole una situazione segreta. Fatto sta che questo è avvenuto e la gravità di ciò che è avvenuto consiste in ciò che c'è scritto nel documento, che travalica ogni pessima valutazione in ordine alle decisioni precedenti e in modo particolare di quelle assunte dall'attuale commissario Latta, peraltro commissario Latta, sulla cui legalità di permanenza io credo che ci siano i validi di dubbio, perché ci sono stati dei pronunciamenti ufficiali da parte del Consiglio regionale del Lazio. Addirittura il documento ipotizzato per quanto riguarda la Casa della Salute da parte del commissario e altri dirigenti si citano 8 posti di medicina generale, in realtà poi nel documento del commissario ad acta regionale Zingaretti non ci sono assolutamente nemmeno questi 8 posti. Dice il documento firmato dal Presidente Zingaretti tre cose che ha carattere generale: riconversione dell'ospedale di Acquapendente in Casa della Salute, con la presenza di una superficie attualmente realizzata ma in attesa di certificazione ENAC e mezzo di soccorso medicalizzato H24. L'attività di ricovero per alcuni in regime ordinario attualmente erogata su 8 posti letto di area medica viene ricollocata all'interno del presidio ospedaliero di Milano. In base alla complessità clinica, i trasferimenti di emergenza sono indirizzati verso il pronto soccorso di Orvieto attraverso accordo interregionale o verso il DEA di Viterbo o di primo livello o verso il DEA di secondo livello del Policlinico Gemelli. Viene previsto un punto di primo intervento affidato al sistema territoriale 118, tale punto di primo intervento sarà temporaneo e le sue funzioni saranno differenziate, sarà temporaneo, che sicuramente forse sparisce anche quello, e le sue funzioni saranno differenziate rispetto a quelle afferenti all'area delle cure primarie. Si prevede un nuovo Casa della Salute secondo quanto previsto dal decreto 418 del 2013 e dal decreto 40 del 2014. Questo è il documento che in data 25 luglio era già stato firmato dal Presidente quando noi discutevamo in una manifestazione pubblica che era stata organizzata per dare risposta al quesito: sei certo che sia stato fatto abbastanza per salvare il nostro ospedale? E quando in realtà noi poi il 29 avevamo chiesto così la convocazione di questo Consiglio Comunale proprio per la preoccupazione e per ciò che era stato detto anche in occasione di quella manifestazione, nella quale erano presenti due figure istituzionali, un consigliere regionale e un deputato del Movimento 5 Stelle, oltre a presente all'onorevole De Rossi, presente alla che per quanto e per come si è svolta la discussione, ovviamente
non erano a conoscenza informali di questo, che in realtà era stato già invece firmato. Dico questo perché siamo presenti, come potete constatare, ad una situazione che onestamente è estremamente preoccupante, non solo per la sostanza, e questo è quello che conta, ma anche per i modi con cui viene portata avanti. Consiglieri regionali interpellati hanno tranquillamente affermato che non erano stati di questa firma, di questo documento. Con motivazioni, il sindaco già l'ha accennato, che per quanto riguarda Bracciano e Monte Rotondo sicuramente sono di difficile, e questo è un eufemismo, no? Sostenimento, quando assistiamo anche al fatto che Amatrice, che onestamente è la stessa nostra identica situazione, già ha preannunciato una sua azione, sulla quale poi credo che nel documento che noi andremo ad approvare dovremo sicuramente tenere presente. La riunione di oggi, dicevo, è stata convocata sulla nostra iniziativa, sono assenti due nostri proponenti, uno perché fuori sede per motivi di famiglia, e il invece consigliere di Acopoli ha ritenuto opportuno per motivi di lavoro e già fuori, però ha voluto anche motivare con una sua lettera diciamo così la sua posizione in ordine a questo argomento. Cito soltanto alcune lettere che dopodiché la consegno perché possa essere allegata agli altri. I figli di lavoro fuori da dipendenti mi impediscono di essere presente a questo consiglio comunale. In verità devo confessare che non ho fatto poi molto per spostare gli impegni precedentemente presi. Questo non perché l'argomento che ha tolto non sia di grande interesse, ma perché sono convinto di conoscere l'esito finale. In particolare se quello mi serve, l'ennesimo documento votato dall'unanimità del consiglio, l'ennesima dichiarazione di tracciato e l'ennesimo scontato risultato. Ognuno ha dato la possibilità di poterla vedere. Atti che sicuramente hanno una loro valenza di importanza, e credo che sia un discorso, diciamo così, di consenso, evitare che le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale possano essere paragonate a carta igienica, come si è stato fatto, formato in alcuni gruppi. Il documento, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere molto condivise, possono essere più o meno essere state sostenute adeguatamente nel senso comune, e ognuno si prende la sua responsabilità, ma sono documenti ampiamente motivati, con ragioni sostanzialmente più che valide, che non è sicuramente un discorso da respingere con forza, che siano paragonati a carta igienica, così come noi non abbiamo avuto modo di poter leggere. Abbiamo letto con attenzione la lettera che il sindaco ha mandato al presidente Zingaretti, credo, sulla questa posizione estremamente rigida, posizione pienamente condivisibile, che forse io non esito a definire con un certo ritardo, perché il sindaco ha giustamente indicato la sua azione costante nei confronti delle società. Ma noi abbiamo sempre sostenuto che forse lui ha peccato di eccessivo rispetto, anche e soprattutto dal punto di vista politico, nei confronti di figure che, per le quali non aveva la massima fiducia e che sicuramente non hanno contrattato, non hanno dato risposta adeguata a questa fiducia che lui invece riconosce.
E questo discorso, senza fare un escursus eccessivo, parte, per quanto ci riguarda, penso che il sindaco aveva iniziato il suo discorso, no? Con la determinazione del graduale, no? Depotenzialismo dell'ospedale, eccetera. Io credo che il primo momento in cui veramente l'ospedale aveva le sue valide e ampie ragioni di qualità assistenziale, che tutti voi avete voluto constatare e analizzare, dal momento in cui a Viterbo una direzione aveva incominciato a adottare una serie di provvedimenti sempre sul falso presupposto e poi questo era proprio dentro, stato, fare meglio, fare peggio, e intanto l'ospedale si depauperava, no? In maniera sostanziale. Si creavano così le condizioni ottimali per riarrivare poi al momento determinante in cui le decisioni dovevano essere prese a livello regionale, che l'ospedale si è presentato qui l'assistenza nelle condizioni sicuramente peggiori, meno ottimali, condizioni che in definitiva poi hanno pesato in maniera notevole per quanto riguarda le decisioni che di cui ha ricordato. Nella lettera il sindaco fa riferimento alle 80 della giunta Polverini, contro la quale onestamente a suo tempo fu fatta una grossa battaglia, perché ritenevamo che questo era diciamo così, il peggio che poteva capitare all'ospedale, e evidentemente non avevamo ben intuito quello che in realtà poi sarebbe accaduto successivamente. Durante la gestione dal direttore generale Aloisio abbiamo assistito a tutta una serie di emanazioni di atti che oggi dicevano una cosa, il giorno dopo la dicevano un'altra. Si sono create tutta una serie di contraddizioni una mattina e una sera. Non rispetto assolutamente di quello che era scritto nel decreto. Oggi diciamo, magari fosse stato realizzato veramente il decreto 80 e fosse data attuazione da parte dei direttori generali a quelle che erano le norme contenute in quel decreto, che dava lo spazio e la possibilità ai direttori generali di poter integrare certe ipotesi, no, applicative che gli erano contenute. In realtà l'azione che è stata fatta andava tutta in una direzione completamente opposta. È lì che noi, e questo lo rivendichiamo tutti a dimostrazione di quanto costante è stato il nostro impegno, ci siamo assunti la responsabilità di sottoscrivere tutti i componenti della minoranza, tre dei corsi esposti denuncia alla Procura della Repubblica di Viterbo contro il rischio, il potenziale rischio della mancata assistenza in tutti i casi di emergenza. Noi le risposte le abbiamo fatte, vi posso garantire che non abbiamo ricevuto nessuna risposta in ordine a quello che noi avevamo denunciato e avevamo documentato quello che avevamo scritto. Poi c'è stato il fatto nuovo, estremamente interessante, tanto interessante che oggi veramente è alla base delle ragioni per cui oggi noi possiamo essere qui a protestare contro una norma infame che è stata emanata dalla Presidente Zingaretti e che penalizza un intero territorio. Un Ministro della Salute ha preso in esame la problematica della sanità e ha descritto in maniera estremamente dettagliata che cosa è necessario fare per quelle situazioni che si chiamano zone particolarmente disagiate e che oggi in realtà vengono descritte anche nei comuni di Bracciano e Monteroduro e non altro niente. Conveniente, lo abbiamo assistito in tutto questo periodo di tempo al sostenimento di una serie di spese che non si
fosse funzionante dell'ospedale al 100%, da quando in realtà il numero, no? E il grado della domanda era decrescente, tanto che la mobilità in uscita è arrivata alle stelle. Parliamo di milioni di euro che noi siamo obbligati a pagare alle regioni vicine, Toscana ed Umbria, per assistiti che sono costretti ad integrarsi. Zone particolarmente disagiate in quanto definibili sulla base di tecniche oggettive di misurazione o di formazione di formale documentazione tecnica di studi, distanti più di 90 minuti dai centri hub o spot di riferimento, primo e primo livello e secondo livello, o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso. Superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. Tale situazione esistono in molte regioni italiane, per presidi situare in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili e disagiate, tipicamente in ambiente montano o fuori montano, con collegamenti di rete viaria complessi e conseguenti dilatazione dei tempi o in ambiente isolato. E sapete che cosa diceva? Che bisognava che in queste zone fosse indispensabile non andare al pronto soccorso di chi ho detto, ma in queste zone bisognava che fosse attivato un reparto di enti posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri, una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in dei esageri o interventi in esageri, o quella giornaliera, no, o quella che ogni pernottamento, con la possibilità di apporto dei reti di medicina, non un reti di medicina, ma utilizzare per i casi che non possono essere divisi in giornale, la copertura in pronta disponibilità per il restante orario da parte delle ditte e delle equipe chirurgiche garantisce un supporto specifico in caso di sopravvivenza di loro. Un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'emergenza o urgenza, inquadrato nella disciplina specifica. Indagini radiologiche, indagini laboratoristiche, in pronto soccorso, è previsto un protocollo, eccetera. Questo è quello che diceva. Questo è quello che è stato inserito negli atti che il Consiglio Comunale adottato. Questo è quello che abbiamo anche avuto modo di leggere nel documento che fu consegnato in occasione della manifestazione di 5 luglio, no? Se chi ce l'ha lo può leggere attentamente, no? Con una piccola particolare che in definitiva c'era una integrazione che sicuramente riteniamo che non possa essere assolutamente trattabile, cioè c'è una richiesta di una istituzione di un'idea di primo livello alla quale discutiamo e votiamo per avere in pronto soccorso, parlare di avere un'idea di primo livello alla dipendente, che non sia veramente un discorso da non sostenere. Questo è l'inizio, poi c'è stato il cambio di ministro generale, poi attualmente è venuto dal quale direttore generale, nuova indicazione sulla casa della salute, con la testardaggine attualmente del direttore del commissario, dubbia poi sicuramente anche legalità nell'adozione dei suoi atti, di voler dare anche l'illusione di una risposta positiva a tutte le varie situazioni di emergenza e urgenza, con una integrazione di una serie di situazioni di tribunale, eccetera, eccetera, nell'ambito della casa della salute. Parlare di assistenza per i casi acuti, no? In una struttura che si chiama casa della salute è veramente una bestemmia e pertanto è una vera e propria presa in giro. Ipotizzare reti per acuti, no? Nell'ambito della casa della salute veramente è una situazione che abbiamo già motivato di come deve essere fortemente respinta, no? E che
oggi noi credo siamo nelle condizioni di poter ampiamente documentare. Questo è, diciamo così, la vera sostanza di ciò che è stato. Ma a noi interessa soprattutto non guardare a ieri dicendo la colpa è la tua, la colpa è dell'altro, la colpa è di tutti. Sicuramente è di tutti, no, non nell'ambito del proprio grado, no, di ruolo che deve svolgere. Non sono esenti i cittadini, onestamente al di là della prima partecipazione contro le manifestazioni. Con le manifestazioni contro il decreto 80 della Bonferini, per il quale ho creato un comitato, no, proprio ad hoc, e qualcuno fa delle manifestazioni molto vivaci, diciamo così. Poi, in tutte le volte che noi abbiamo esaminato, discusso argomenti, no, che riguardavano appunto le varie difficoltà alle quali la ricorre l'ospedale, no, il giro con un deserto. E così via. Forse anche all'interno della stessa struttura, no, una maggiore tutela e una maggiore attenzione, evitando di essere, diciamo così, i primi a portare fuori nei confronti della popolazione un concetto e un criterio di negazione della qualità e della validità della struttura, forse erano proprio quelli che erano questa possibilità. Ma questa non è una novità, perché già in passato c'è stato. L'argomento per cui oggi noi siamo più riuniti, oltre che fare chiarezza su ciò appunto che è stato, e ciò che deve essere, e ciò che noi invece dobbiamo dire con chiarezza alla regionanza. Oggi noi abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale con l'argomento dimissioni del Consiglio Comunale. Si è intervenuto dalla data della richiesta ad oggi anche l'azione del Comune di Amatrici, con l'indicazione di un'azione per una iniezione di referendum, no? Che a suo tempo noi stessi avevamo ipotizzato, ma come sempre non pensavamo, sicuramente dirci o doverci ritornare sopra. Oggi noi riteniamo che il Consiglio Comunale debba impegnarsi in maniera concreta e sostanziale nell'adottare un documento che fissi tre punti fondamentali. Un primo punto, di cui il Sindaco già ha fatto cenno, ampiamente motivato sotto un profilo giuridico, a sostegno di un immediato ricorso, no, senza nessuna deficienza e senza nessuna deferenza particolare nei confronti del Presidente Zingaretti, anzi, forse chiederei a chi sarà caricato di farlo, no, di usare anche una motivazione molto vivace, perché questo è quello che è giusto che sia. Ricorso contro il documento 247 del 25 luglio che io ho letto. Una seconda azione è di dare mandato al sindaco perché prenda contatti con colleghi di Amatrici per un'azione congiunta in ordine ad una eventuale possibilità di iniezione di referendum a sostegno dell'ospedale, ma come già anticipato il sindaco, anche a sostegno di ciò che Comprensorio Nord del Lazio ha, diciamo così, l'obbligo di chiedere. Oggi noi assistiamo ad una situazione dove la zona nord della provincia di Viterbo è completamente abbandonato, una cassia che è impercorribile. Abbiamo una situazione scolastica che tutti gli anni mette in crisi e in difficoltà, no, la possibilità di presenza dell'istituto che tanta fatica è costata per la sua attivazione. Con il consorzio della Val di Paglia, con le funzioni che comunque ha
pubblica che oggi sì e domani pure corre il rischio di essere chiusa. Comunità montana è sempre la stessa sorte. Credo che sia una situazione veramente che ci ponga grossi dubbi, grossi problemi, no? di avere giustificazioni valide per una permanenza. Allora, siamo a Felice, ha le sue ragioni per andare in una certa direzione, il sindaco deve accontarti per far sì che queste ragioni nate dall'ospedale, no? Accresciuto enormemente anche state ragioni di cui adesso sto facendo per esaminare questa possibilità di un futuro azione di referendum. Dicendo alla cittadinanza che si esprima per sapere bene che cosa è giusto, no? E il futuro la rienda di guardare. Questo è il terzo punto. Di cui chiediamo al sindaco appunto un atto della deliberazione che deve essere adottata, no? È il terzo punto, è quello che è più fondamentale. Cioè che il Consiglio Comunale oggi si esprima in maniera abbastanza unanime, ma abbastanza concreta e sostenuta, no? Per una azione che preveda anche le dimissioni dell'intero Consiglio Comunale a sostegno proprio della validità, no? Della difesa. Così come io ho prima fatto descritto citando il decreto Valencia. Noi non diciamo che lo dobbiamo stasera firmare le dimissioni, ma noi dobbiamo chiaramente dire in un momento cruciale che il Consiglio Comunale non è disponibile a subire forzature di collettivo e fin da stasera si dichiara disponibile qualora intervengano azioni mirate e concrete di garanzia a sottoscrivere tutti le dimissioni, cioè il commissario. Anche il commissario, io credo che chi avrà le sue responsabilità, no? Poi dovrà pensarci, se far venire il commissario, no? Con le dimissioni di tutto l'intero Consiglio Comunale, se appunto queste responsabilità si vuole prendere. Ovviamente questo deve essere fatto abbastanza rapido. Per quello che chiediamo, no, credo che a livello regionale non sia necessario la presenza di un ricorso, della presentazione di un ricorso, eccetera, eccetera, non sia necessario che passino 6 mesi. Il tempo è abbastanza rapido, non avremo modo di verificare quali sono le reali intenzioni da parte del Presidente e della Giunta. Questa è la sostanza che riguarda la motivazione del Consiglio che stasera è stato convocato e che credo ci trovi tutti d'accordo all'interno del Consiglio e in aula da parte della popolazione interessata. Grazie. Non ci sono interventi.
parte dei cittadini, secondo me non è, non bisogna scrivere il segreto, ma andarci. Ci abbiamo la nostra onorevole, la nostra deputata, la presidenta, con lei la porta dovrebbe essere aperta, una delegazione che ha già da lei, bisogna andarci nel segreto, non scrivere, che potersi neanche la leggere. Anche su questo vorrei, diciamo, togliere, perché poi noi molte volte usiamo scritto, no? Perché comunque, diciamo, la relazione amministrativa, nonostante quello che diceva e su questo tanto quasi, molti la ritengono, diciamo, che sia una relazione data senza nessun valore, la relazione amministrativa è fatta anche su atti amministrativi, che sono dei libri consigli, che sono dei libri di giunta, che sono anche lettere, ma noi segnalette abbiamo notato, io anche in un'assemblea pubblica a Viterbo sull'ospedale c'è stato, diciamo, un dibattito, quindi non è che non abbiamo mai controllo segreto, che questo è consiglio comunale, perché non è che non abbiamo incontrato, non abbiamo parlato con la cabina di regia, la persona di Alessio D'Amato, che è, diciamo, il responsabile, non è che non l'abbiamo fatto, quindi diciamo che noi abbiamo portato le nostre, con forza anche le nostre proposte che in parte, no, in gran parte non sono state, diciamo, prese in considerazione, se no questa sera, diciamo, non ci trovavamo qui. Però non è che all'onorevole, poi lei parlerà, diciamo, per quello che riguarda il sindaco, cioè non parlo con sindaco, quello della lettera è un atto formale, è un atto che rimane, diciamo, nelle carte, è un atto che comunque, diciamo, impegna anche in maniera sostanziale l'amministrazione regionale. Se non risponde non fa la figura del presidente Zingaretti, e noi siamo qui a dire che se non risponde è oltre che un, diciamo, una mancanza istituzionale verso un sindaco, verso un'amministrazione, è anche un errore politico e un errore che noi, diciamo, rimarcheremo in tutte le sedi. Questo non è il problema. Sì, vabbè, scusa, ma ci sono anche i consiglieri eletti in provincia, certo, me, cioè Zingaretti questo è il presidente. Ma i consiglieri eletti in provincia, a questo a posto non state eletti in provincia, si devono occupare del territorio o no? Io sono i nomi e i cognomi. Scusa, io vorrei dire una cosa. La questione dell'ospedale è stata aggravata naturalmente dalla destra, ok? Dalla destra della regione. Come mai ora che c'è il PD e Zingaretti non è ammorbidita questa questione, ma è sempre uguale se non peggiorata? Questa è una domanda politica, io ne so, potrei rivolgerla alla Terrosi, che magari in Parlamento. Voglio rispondere alla tua domanda, che faceva sia Dario che Luigi. Il tema principale l'ha posto il consigliere Perini. Allora, guardiamo i tempi. Metà luglio il sindaco, l'assessore comunale preposto alla sanità, si recano in regione con il collaboratore di Zingaretti, consigliere regionale Panussi, il direttore generale dell'ASL, il subcommissario governativo, direttore del 118, che altro Alberto, abbiamo finito. Grazie, il responsabile amministrativo. Sì, comunque, diciamo, il dirigente regionale. In quella sede concordano, parlano, discutono e concordano tempi, modi e anche in maniera sostanziale, tenendo, diciamo, in conto alle legittime richieste dell'amministrazione comunale, che gli atti del Consiglio Comunale sono quelli da trasformare, diciamo, oggettivamente in quella struttura sanitaria. Io mi chiedo, un decreto, prima di essere, probabilmente il decreto il 15 luglio era già pronto, perché il Presidente Zingaretti l'ha firmato qualche giorno dopo, anzi probabilmente l'era già firmato e si è pubblicato qualche giorno dopo. E che il tema è proprio questo, cioè cosa c'è dietro affinché questi territori non vengano presi da nessuno?
nessuno può fare. Ma questi, i consiglieri erano a conoscenza di questa cosa? Se non erano a conoscenza, che cosa è grave? Che cosa è grave? Perché un decreto passa in commissione, ci sarà una discussione, c'era tutto l'iter, ma non è possibile che i consiglieri regionali non siano a conoscenza. E questo fa venire un dubbio, è che purtroppo noi siamo appiattiti su una politica romana che in qualche modo toglie tutte le risorse a questi territori. Non c'è più modo a livello politico di fare istanze popolari, perché non c'è nessuno più che le recepisce poi a livello regionale. Io modestamente non so se il segretario poi ci dirà se è possibile o meno, però credo che nella delibera che andiamo a fare questa sera, divertiamo, inseriamoci, che se il Parlamento discute di nuovo nel capitolo quinto della Costituzione, sulla trasformazione, dove molte idee regionali tornano a essere statali, ma la sanità stessa da quando è andata in crisi? Da quando è stata regionalizzata? Non può essere che la sanità sia un problema regionale. La sanità deve stare in mano allo Stato principale, perché se no altrimenti le grandi città diventano onnivore nei confronti dei piccoli territori. Tant'è che quello che diceva il consigliere Pedini, c'è un linee guida di un ministro della salute che vengono letteralmente disattese da tutti, perché se poi decidono le singole regioni operano in maniera totalmente autonoma. Quindi io credo che questo sia anche un modo di dare un indirizzo politico per poi far sì che la nostra diciamo onorevole deputata possa portare avanti questa battaglia. E se i cittadini non ricominciano a fare politica, prima di tutto, giustamente, a interessarsi delle questioni proprie, e saranno sempre abbandonati, certo, contano le preferenze, contano essere eletti, in quartiere di Roma vale molto di più del territorio della luce. Però vorrei dire anche questo, che è molto difficile, penso, oggigiorno, in questa realtà odierna, per i cittadini fare politica, anche perché con l'avvento dell'euro il costo della vita è quadruplicato, quindi le persone sono stremate anche psicologicamente, e quindi è difficile per la gente scendere in piazza. Le persone sono molto, molto divise. Viviamo in una politica dove io ti porto i voti e io ti do il posto di lavoro, e queste sono le conseguenze, secondo me. Io provo a rispondere anche a una battuta, dove si diceva, diciamo, il problema dei decreti da Polverini, che era centrodestra, poi il centrosinistra. Io in questa ho cercato di dirlo chiaramente, cioè questo è un consiglio comunale formato da gruppi, diciamo, dei consiglieri che hanno anche appartenenza sicuramente diversa, ma soprattutto è un consiglio comunale che dipende dalla città di provenienza. Senza incarichi io in cuor mio l'ho votato e speravo tanto che difendesse il territorio, che desse una mano sulla sanità da Pavinelli. Se questo non lo fa, per me è come se fosse, diciamo, se non c'ho nessun problema a fare le stesse azioni che sono state fatte con Pavinelli. Quindi noi siamo amministratori, diciamo, pubblici, amministratori di un territorio. La prima cosa è quella della difesa dei diritti, dei servizi che sono stati ampiamente legati, che stanno su questo territorio, che devono essere potenziati e non diminuiti. Lo facciamo portando avanti naturalmente con le nostre idee, le nostre concezioni, ma queste non so che non sono, diciamo, discriminanti verso alcune marci. Io farò prima esempio di un altro discorso, ma la stessa battaglia la stiamo facendo sulla casa di riposo, sulla trasformazione RSA, non c'è nessun problema che fare. Quindi mi dispiace politicamente che in quel decreto fatto dal mio presidente ci sia scritto quella cosa della Polverini, ma questo non implica che io non debba combattere fino all'ultimo momento. Altri interventi? Sì, il consigliere Maria. Io vorrei sapere perché manca l'assessore alla sanità, che guarda caso che ci sia una sanità della salute, cioè presso una cosa strana. Vorrei sapere perché questo consiglio è stato organizzato quando appena è stata fatta e non è stato fatto niente. Vorrei sapere
tante altre cose, per esempio perché lei dice di aver incontrato il cammino di legge della sanità, quando non esiste un verbale non c'è nulla di scritto, magari se ce lo fa sapere qual è stato detto e qual è stato deciso, per sapere perché non ha chiesto una decisione di commissione sanità per parlare di questo problema, per sapere in 8 anni cosa ha fatto per salvare questo ospedale, vorrei sapere tante altre cose, ho fatto la deputata in Parlamento per questa città. Cosa sta facendo la minoranza? Cosa sta facendo per, oltre a questo intervento ormai a cose fatte, perché prima è stato fatto questo concreto, ci sono i sindaci, ci sono la Cassino, ci sono i regioni tutti i giorni a protestare prima del decreto. Non dici che nessuno sa di questo decreto. Chiudete le finestre per cortesia. Perché nessuno sapeva di questo decreto? In piazza non avete detto nulla, forse qualcosa sapeva. Ormai ci si può fidare di questa amministrazione. Pensate alle dimissioni, non le pensate, forse è il caso anche di riflettere che i risultati di questi anni sono chiusi in ospedale, forse l'amministrazione forse ha fallito. Vuol dire che questa domanda rispondete ai cittadini che un ospedale chiuso, con una casa di salute che non serve assolutamente a nulla, che forse per quando la persona starà male andrà in un'altra regione, andrà chissà dove. Importate questo risultato e prendete le vostre posizioni, però mi sembra che sugli occhi ci sia un fallimento del sindaco dell'amministrazione. E risposta non la c'è. Posso fare una domanda? Ma lei non ha mai detto che se ancora la prova e ancora non è informato sulla struttura del provvedimento. Allora la domanda io le faccio, ma lei cosa fa nel momento del giorno? Questo è il modo che fa sulla persona, che ci possono fare domande e parte sulla persona. No, lei risponde a tutto, non c'è nessun problema. L'amministrazione comunale per 8 anni ho fatto meno un piccolo eletto, noi in regione ci vengono tutte le settimane, non è che quando vado in regione che devo chiedere permesso al 5 Stelle, devo fare un verbale se ci sono gli eccessi, il problema vedo i verbali prima. Il 15 è stato chiesto un incontro formalmente e noi l'abbiamo ottenuto. In Commissione Sanità con l'onorevole Rodolfo Lena abbiamo fatto un incontro con lui e abbiamo anche chiesto inizialmente un'audizione che non c'era stata data. Ma diciamo al di là di questo vi parlo dal discorso dell'assessore alla sanità che aveva diciamo come problemi diciamo familiari organizzato diciamo le vacanze in questo periodo, noi dovevamo rispondere, noi dovevamo diciamo adempiere ad una convocazione del Consiglio Comunale entro i 20 giorni da quando era stata fatta, i tempi erano stretti, perché poi questa sera nel documento chiederemo il sindaco chiederà al Consiglio Comunale l'autorizzazione a procedere al ricorso, che ci sono 60 giorni, quindi bisogna dare le quindi abbiamo dei tempi contingenti e l'abbiamo fatto. Quindi la presenza la mancanza dell'assessore come negli altri casi è per motivi che ha già messo in fine in precedenza con la famiglia. Su questa cosa dell'incompatibilità che più volte viene oggi citata negli articoli, questa è una illazione completamente sbagliata, perché l'assessore Serafinetti attualmente svolge il ruolo di coordinatrice infermieristica di Caposala all'ospedale. Nella ipotetica, ma che non mi auguro non ci sarà mai, in Casa della Salute, fa la coordinatrice infermieristica della Casa della Salute. Non fa la, no, non fa la, non so se dice la coordinatrice della Casa della Salute è un termine che non esiste e che non può fare l'assessore Serafinelli, perché quello è un ruolo dirigenziale e nell'organigramma è previsto per un'altra figura. Lei, in se ripeto, come io mi auguro non ci sia la Casa della Salute, ma in un'ipotetica la Casa della Salute continuerà a fare, ad avere lo stesso ruolo che ricopre adesso. Tenerlo aperto, è il caso di tenerlo chiuso, valuteremo. Lei
dal consigliere regionale, che nel suo gruppo credo che ci siano consiglieri che stanno nelle commissioni sanitarie, perché io vedo che siete molto attenti ed attivi, credo che voi quindi non eravate a conoscenza dell'emanazione del decreto. Sul sistema operativo della Regione Lazio credo che il 25 era possibile vedere il decreto, come lo possono vedere gli altri. Quindi in quei giorni, né il 25 né nei giorni successivi, nessuno ha tirato fuori questo discorso. Ma al di là di questo, ripeto, noi in questi anni ci siamo battuti. La trasformazione di acqua pendente in Casa della Salute, che ripeto, è un obiettivo del direttore, è un obiettivo della regione, ma sicuramente non è un obiettivo dell'amministrazione. Ad oggi, noi veniamo da un decreto 80 che è del 2010, ma che contro noi cui ci siamo battuti, e alcuni servizi all'interno della struttura sono stati mantenuti perché l'amministrazione comunale, i cittadini, tutti quanti sono contro il mantenimento di quei servizi. Questo è quello che è stato fatto, sono stati fatti ricorsi, sono stati fatti atti amministrativi da parte di un'amministrazione comunale, poteva arrivare a farsi di più, farsi di meno, ma credo che oggi venire a fare il professore è più complicato, è da una parte, ma è molto facile da un'altra, perché venire in un territorio dove si sta ventilando ormai da anni la chiusura del territorio dell'ospedale, fare il difensore è molto semplice. Dare le risposte da chi amministra è un pochettino più complicato. Lei questo mi auguro che ne sia a conoscenza. Però capisco che fare l'opposizione della minoranza è in questo momento una passeggiata, perché c'è tutta una situazione economica, sociale e di atti che avvantaggiano questa situazione. Io personalmente non ritengo di aver fallito su questo terreno, in maniera insieme alle amministrazioni comunali che negli 8 anni ho presieduto ci siamo battuti, l'abbiamo fatto in maniera onesta e seria, commettendo sicuramente anche degli errori, ma mettendo sempre al primo posto prima la faccia e al primo posto i bisogni dei cittadini. Poi forse non saremmo stati capaci, fra un anno e mezzo ci saranno le elezioni, i cittadini decideranno. In questo anno e mezzo io cercherò, partendo domani mattina, di spiegare alla gente quello che è stato fatto, perché forse questa è una mancanza nostra, non è stato ben spiegato. Però noi l'abbiamo fatto onestamente, battendoci giorno su giorno, con atti amministrativi, con iniziative, con... Io a molte iniziative, come diceva il consigliere, non ho visto né cittadini, molte volte purtroppo anche qualche operatore è mancato, e quindi la colpa non è di cittadini. Io dico che in questa battaglia, questa è una battaglia seria, questa della sanità è una battaglia seria, dove i cittadini, bisogna dire le cose come stanno, dove i cittadini, io tentavo anche di dirlo prima, ma pensando che la proposta deve essere una proposta seria. Ora voi, come diceva il consigliere Venezia, vi avete fatto un elenco di quello che dovrebbe essere l'ospedale, se a fare il posto ci dovrebbe essere un ospedale. No, noi l'abbiamo fatto 1000 volte, partendo dal decreto Battuzzi, io l'ho detto del 2005, perché era una proposta del 2003 che non era della mia amministrazione, che era quella di delocalizzare l'ospedale, proprio in vista di una serie di atti, di leggi, delle amministrazioni regionali che vanno in una direzione, che lei mi insegna che il patto della salute, i decreti regionali dicono alcune cose, dicono che un ospedale deve essere in un bacino di 80.000 abitanti, dice che il pronto soccorso deve avere 20.000 prestazioni per essere pronto soccorso, dice una serie di standard qualitativi a cui noi non è che possiamo dire ma forse, quelli sono gli standard qualitativi per cui vieni fuori che l'acqua pendente va trasformato, ci sono degli standard scritti nelle leggi, anche nel decreto Battuzzi, ma il decreto Battuzzi in maniera intelligente diceva guardate che ci sono delle zone che hanno dei problemi, non possono avere più gli standard, non possono avere più numeri per problemi di disagio orografico, e quindi devono andare in termini a quelle dotazioni. Noi su quelle dotazioni abbiamo sempre fatto documenti e abbiamo sempre fatto delle proposte alla ASL, alla direzione regionale, al consiglio regionale, non è che noi l'abbiamo fatto, non abbiamo aspettato il 25 di luglio per fare quelle proposte. Poi se
Dobbiamo dire alla gente che qui ci deve venire un tempo di quel livello, io sinceramente non glielo dico. Io dico che questo territorio forse non spetta nemmeno un occhio, forse non spetta alle amministrazioni comunali o al sindaco dire cosa ci deve essere qui. All'amministrazione comunale, al consiglio comunale, spetta di pretendere dalla regione Lazio, di cui fa parte anche lei, che qui ci deve essere una risposta sanitaria adeguata come sugli altri territori. E ci deve essere in che maniera? Io non lo so, perché non so un tecnico. Io pretendo che ci sia che la possibilità che se viene un fatto, devo andare un'ora e mezzo, ma deve essere la risposta, deve essere stabilizzato, deve essere fatto un'altra cosa, non devo morire. Se ho un problema cardiologico, probabilmente non devo fare 7-8 mesi di fila, ma ho un altro tipo di risposta. Se ho un problema che deve rispondere l'assistenza domiciliare, ci deve essere l'assistenza domiciliare. Poi, con quale forma? Casa della Salute Plus? Ospedale Montano? Ospedale di Comunità? Ogni giorno vedo che sia la normativa nazionale che regionale, metto il nome. A me di rincorrere i nomi non mi interessa più. Io voglio che questo territorio, che parte da probabilmente perché l'ospedale di riferimento, ma a cui afferiscono diciamo, almeno 25-30 mila abitanti, sia dotato di un servizio sanitario. 40 mila? Sì, come? Sono 40 mila gli abitanti che vengono dalla virtuale. Sì, vabbè, se mettiamo le domande, io adesso non è che dobbiamo fare i numeri, se io parlavo di quelli del Lazio, poi. Quindi il pretendere che ci siano i servizi adeguati, poi. Grazie Sindaco. Chiaramente il consigliere Valerani fa il suo mestiere, che è quello di venire qui e mettere le pulci nell'orecchio ovviamente della cittadinanza. Però perché quindi diciamo il suo scopo è quello assolutamente di dimostrare che né questo consiglio comunale né l'onorevole diciamo, la sottoscritta in questo periodo di tempo abbia fatto nulla no, per chiaramente tutelare diciamo, il proprio territorio e in questo caso tutelare la sanità del suo territorio. Ecco, allora, chiaramente fortunatamente esistono invece gli atti amministrativi che questo Consiglio Comunale ha prodotto in tanti anni, perché è vero che diciamo, tutte le vie devono essere percorse, ma sicuramente nel senso politico-amministrativo, ma sicuramente il fatto che vengano prodotti degli atti, ancorché non vengano purtroppo, non siano stati purtroppo fino a questo punto dalle amministrazioni precedenti e dall'attuale regionale tenuti troppo in considerazione, però ha sicuramente un valore ed è sicuramente un fatto che dimostra l'attività che invece questo Consiglio Comunale, credo, in quest'ultima legislatura credo sempre all'unanimità che invece sono usciti da questo Consiglio Comunale e hanno sostenuto una linea che come già ricordato dalla maggioranza e dalla minoranza è stata la stessa sia che fosse la, la governatrice Polverini a governare in quel momento la Regione Lazio sia adesso che la Regione Lazio è governata dal governatore Zingaretti. Ora, per quanto mi riguarda, il consigliere regionale sa benissimo che ai sensi del titolo quinto la sanità in materia, chiaramente l'organizzazione sanitaria diciamo, in ambito regionale è materia esclusiva delle regioni, quindi ovviamente che si muovono chiaramente in un quadro definito. E quindi diciamo che io forse sono entrata anche un po' più forte alla tesa su questa materia, perché ho presentato delle interrogazioni di cui la cittadinanza ha conoscenza perché ne ho già parlato, che comunque sono a disposizione per tutti i chiarimenti e anche per fornire diciamo, i documenti stessi per capire appunto perché questa struttura che questo territorio diceva che in quei giorni il Ministero e la Regione hanno fatto un tavolo con Subiaco, area svantaggiata anch'essa già individuata da altri decreti anche regionali. Quindi ho fatto un'altra interrogazione per chiedere perché per quella struttura fosse stato fatto un tavolo e per le altre che stavano nelle stesse condizioni no, quindi anche qua pendente. Ne sto presentando un'altra per chiedere delucidazioni per chiedere perché anche in questa struttura
nostro ospedale non sia stato inserito in quella tipologia che prevede tutto quanto è stato descritto prima dal consigliere Pedini, quindi sul quale non mi soffermo. Questo entrare a gamba tesa in una materia che forse non era propriamente titolata in qualche modo, chiaramente ha portato anche a delle conseguenze, ma che oggi stiamo qui sancendo, che sono le conseguenze legate al fatto che ovviamente noi, me compresa, il sindaco compreso, la minoranza compresa, stiamo tenendo una posizione di contrarietà al decreto che è stato scritto nel modo in cui è stato proposto e nei contenuti che prevede, e stiamo andando nella direzione che abbiamo sempre tenuta ferma da non so quanti anni a questa parte, cioè quella di prevedere per questo territorio un presidio che abbia determinate caratteristiche legate alla presenza dello spartacchio dovuto alla lontananza dagli altri centri, quanto detto ricordato appunto in maniera molto precisa sia dal sindaco sia dal consigliere Bellini. Allora, io adesso ancora non mi raggiungo, non so come procediamo, lo leggerai e poi facciamo le dichiarazioni di voto, perché altrimenti io approfitto per dare la mia, per fare la mia dichiarazione di voto, quindi per prevedere appunto il mio voto favorevole all'ordine del giorno che prevede tutto quello appunto che abbiamo detto prima. Teniamo presente che io nelle mie interruzioni non ho parlato soltanto ovviamente della struttura del polo interno, ma di tutte le strutture che nell'ambito regionale si trovassero o si trovino in quelle determinate caratteristiche, mi pare evidente, cioè nel senso che non è che possiamo pensare penso che la riorganizzazione regionale della sanità chiaramente non possa prevedere in alcune situazioni la possibilità di andare in deroga per delle questioni e in altre situazioni no. È necessario che le strutture che si trovano nelle stesse condizioni siano messe nelle stesse condizioni per l'appunto e quindi siano gestite in maniera adeguata. L'ospedale di Monte Rotondo è attivo attualmente? L'ospedale di Monte Rotondo è attivo attualmente? Sì. Ecco, io ho fatto una piccola indagine, anche perché la zona la conosco bene, in quanto fino a pochi anni fa ho abitato a Roma. L'ospedale di Monte Rotondo è collegato a Roma con 25 chilometri di salario. Va bene? No. Il comune è composto da 34.000 abitanti. Va bene? Oh. Ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che per arrivare a 3 ospedali da Monte Rotondo ci vogliono la bellezza di 25 minuti. Chiaro? Ora spiegatemi come mi sei tanto. No, appunto, con una strada che è piccola sì, però le posso assicurare che in qualsiasi stagione la può praticare con le maniche corte. Non c'è freddo, non c'è neve, non ci stanno ostacoli, insomma. Oh. Qua invece che siamo acqua pendente, che ci stanno la stessa quantità di persone, perché ho calcolato gli abitanti paesino per paesino, partendo da Proceno e tutti quelli che stanno intorno, sono ugualmente 40.000 persone. Va bene? Senza contare che gli abitanti di Monte Rotondo, per andare a visitare eventualmente i pazienti che sono ricoverati nell'ospedale Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e l'ospedale Sant'Andrea, che ci salivano, ripeto, in 30 minuti, tragitto calcolato con guida Michelin, che rispetta anche i limiti di velocità, possono benissimo prendere la FM1, un quarto d'ora stare a Tiburtina, legarsi ai vari ospedali nell'arco di 5 minuti. Qua ditemi voi, una famiglia che ha un parente ricoverato a Viterbo o a Orvieto, a Sora, visto che aveva fatto di andare a aiutarsi i parenti ricoverati. Ma ce ne andiamo? Tu paga più tasse. Siamo consapevoli, ovviamente, sono dei temi, l'abbiamo già detto molte volte, e sono i motivi per cui
in effetti, ma forse per altre motivazioni, perché hanno... Non lo so, ma non io non è che mi voglio bracciare contro loro. Ma e sicuramente hanno altre caratteristiche, sono quelle della concentrazione sicuramente di altri. Rotondo di 40 anni, chiaro? L'età media degli abitanti di qua è 48. Nel 2002 a Monte Rotondo si sono picchiati solo 100 decessi. Qua non lo posso dire perché non ci ho dati attendibili. Comunque sono molti di più, sono molto c'è qualche cosa che non guarda, o qualche uno è matto, perché non si spiega, è chiaro. C'era in tutti che c'era una schiera di porto e poi c'era anche io sarò velocissima. Prima il consigliere, poi dopo. Credo che l'intervento che adesso abbiamo ascoltato è la migliore conferma dell'azione, no? Che siamo obbligati a fare più rapidi, sono state amplificate, sono state ancora precisi le ragioni per cui la critica che noi abbiamo fatto al momento del Presidente Trichetti, no? È più che responsabile. Abbiamo anche sentito poi altre considerazioni, dunque è importante che vengano definite le responsabilità che deve essere attuata di ognuno, di singole istituzioni. È importante fare chiarezza in ordine a quanto è stato detto su tutto e su tanti. Quello che credo sia importante capire però è questo. I cittadini hanno sentito. Ovviamente sta a loro, no, fare le proprie considerazioni. Sono loro poi che saranno chiamati a scrivere il giorno, no, personale con la notizia. Quello che conta però è l'altro con ciò. Possiamo fondare un'azione su ciò che è stato e ognuno si avrebbe sulla responsabilità, ciò che doveva essere e non è stato. Altre cose che forse sono state fatte e che non sono... capito, non sono di intervenire pienamente valido e su questo non c'è. La gente ha sentito e farà sicuramente le proprie riflessioni. Uno degli scopi del Consiglio Comunale aperto è stato proprio mettere tutti in condizione di conoscere, ma il punto fondamentale è l'altro. Microfono davanti per cortesia. Il punto fondamentale è l'altro. Ora è importante assumere tutti, dico tutti, le proprie responsabilità. Le proprie responsabilità in ordine anche in ordine anche al documento che abbiamo descritto, che ora no, sarà letto da parte del sindaco per quanto riguarda appunto le decisioni che riguardano il nostro operato. Non basta dire abbiamo sbagliato, è importante. Ma non basta e non ci risolve il problema. Diciamo che è sbagliato, ognuno farà le sue considerazioni, ma diciamo anche che siamo tutti disponibili ad impegnarci. E altrimenti, se no, è un'azione che non credo che i cittadini possano e debbano apprezzare. Sono velocissima, io mi voglio rivolgere Alessandra Terrosi, che non chiamerò onorevole perché non ho mai chiamato onorevole nessuno, pur frequentando Parlamento e Senato, e nell'apprezzare l'impegno politico che stai mettendo, onestamente ti consiglio e ti suggerisco non perdere tempo per il bene della comunità, di questa comunità, con interpellanze parlamentari che tu pensai meglio di me quanto me non servono a nulla. Allora o si va dritti per dritti,
facendosi tin, mostrando i denti o quant'altro, ma non perdiamo tempo, perché la vita non ha, nel momento del bisogno non ti dice aspetta che deve arrivare la risposta dell'interpellanza parlamentare, che mi può arrivare dopo 6 mesi, 1 anno, 5 mesi. Era semplicemente un consiglio, Alessandra. Scusi, lei come si chiama, signora? Non tiene a dirlo, ok. Non mi chiamo. Non si chiama. Non mi chiamo. Sì, due cose. Si parla di ricorso a questo ultimo decreto, io sono perfettamente d'accordo, secondo me questo va fatto un ricorso fermo, forte, deciso da parte di tutto il Consiglio Comunale e magari da parte di tutti i comuni dell'Alta Tuscia, perché qui bisogna veramente in maniera ferma fare questa cosa. A proposito, non so a chi mi potrà rispondere, credo il segretario comunale, le procedure esatte di questo ricorso, la tempistica, mi è sembrato di capire 60 giorni da eccetera. Bene, questo è il primo punto. Il secondo punto è un suggerimento, magari a seguito dell'intervento della signora, visto che la sanità, come è stato detto da alcuni dei consiglieri, è materia regionale, per l'appunto, è materia regionale. Dunque io so che a fine mese a Viterbo dovrebbe arrivare il presidente Zingaretti, voglio dire. Ecco, perché non andiamo tutti a se non abbiamo. Io faccio questa proposta, potremmo andare in maniera civile, in maniera civile, però è decisa a dimostrare la nostra ferma opposizione. Al di là di ogni colore politico, parliamo esclusivamente a favore dell'italianità. Quindi civili con uno Stato che non è più civile, insomma. Qualche pomodorata gliela potevo dire, però preferisco non mai scendere per bassezze. Il pomodoro non è. Dove diciamo dietro il titolo di recepimento di un finanziamento, praticamente c'è tutto il programma di ristrutturazione dell'ospedale, con prezzi, con punti medici e quant'altro, con organizzazione e quant'altro, diciamo, che riguarda la mobilitazione dell'ospedale, che praticamente è sotto 100 pagine. Quindi diciamo, per fare quel lavoro, probabilmente ce l'hanno un anno, quindi diciamo il lavoro era iniziato da molto prima. Però io, per farla breve, chiedevo, non penso che probabilmente andrà fatto ricorso anche verso questa delibera, perché poi il recepimento della 247 della regione praticamente è in questa delibera che andando su internet non si trova, perché è imboscata dentro il titolo del finanziamento. E quindi è molto difficile andare a reperire, comunque poi ci riesce. E quindi qui c'è tutto. C'è da metro per metro e tramezzo per tramezzo quello che verrà fatto all'ospedale. Con computer medici, e probabilmente ci dovrebbe essere anche già la gara per aggiungere la firma del lavoro, se addirittura non sanno già come c'è il lavoro. Quindi penso che probabilmente bisognerà fare corso anche verso questa qui, non so se sarà possibile, comunque diciamo ecco, prendere un attimo in mano, perché probabilmente in fondo c'è scritto anche avversa alla presente libera, si dovrà fare corso, quindi già che ci siamo, facciamo, interveniamo anche su questa qui. Quella è una delibera che sostituisce una delibera precedente dell'ASL che parlava della e anche in contrasto, diciamo, su alcuni punti quella di Libra è dell'oro, sì, dice un finanziamento di 500 euro e di senza caso della salute. Dentro questa deriva c'è un'organizzazione, no, però quella l'ASL aveva già fatto una delibera che seguiva la casa della salute alcuni mesi fa. Questa delibera, diciamo, dell'oro che decide sostituisce quella. E diciamo in alcuni passaggi anche in contrasto con il decreto regionale, tanto è vero che in quella delibera dell'ASL si parla di una casa della salute particolare.
decreto, diciamo, la motivazione per cui va fatto ricorso sia al detto sia all'istituzione di una delibera della Casa Salute. Ora, quello che io vorrei far capire, diciamo, sempre poi ai cittadini, noi nelle nostre decisioni dobbiamo essere anche intelligenti e non valutare né il bambino con l'acqua sporca, come si dice, perché quella struttura che adesso, diciamo, è stata inaugurata, è stata noi completata da parte, diciamo, il primo piano dove adesso c'è il punto di intervento, cioè quella è una struttura che è da lontano, se non sbaglio, costruita da quelle giorni, la ditta con le giorni nell'83 e non era stata finita, adesso è finita. Se ci sono altri 500.000 euro per completare la struttura, cioè noi dobbiamo essere anche, diciamo, interessati a che quella struttura finisca, uno perché darà sicuramente servizi più. No, è chiaro, quello che ovviamente quella delibera è stata valutata in un contesto con in contrasto con la parte che ho chiesto al comune. Quello che bisogna verificare è che quel progetto è finalizzato alla realizzazione della Casa della Salute utilizzando i soci che erano il completamento della nuova area. A noi il completamento finalizzato solo alla realizzazione della Casa della Salute non ci riguarda. Noi quello non dobbiamo contestare. Giusto. Alessandro. Spero che... Sì. Scusa, il signor Bedini, questo concetto era interessante, può ripeterlo? Penso che tanta gente non l'ha preso bene, la cosa da contestare. Il punto sostanziale è questo. I lavori che vengono fatti adesso all'ospedale sono utilizzando i soldi della famosa legge del 20. Sono soldi che riguardavano una realizzazione dell'ospedale. Quanti soldi? C'è stata realizzata tutta la nuova ala dove c'è sotto la radiologia, poi c'è il primo piano della chirurgia e il secondo piano della medicina. Devono essere completate alcune parti. I soldi non erano stati interamente utilizzati. Okay. Ci sono dei soldi a disposizione. Su questi il direttore attuale, il commissario, ha fatto un progetto e si sta utilizzando, che è cosa che ovviamente non bisogna buttare il bambinello con l'acqua, però lo sta utilizzando finalizzandoli al suo obiettivo, che è quello di non solo spostare il pronto soccorso, che lui ha un primo soccorso, ma che era, faceva parte del progetto generale originario, diciamo così, che venisse qua a Cantorino. Quello è una realizzazione in linea con quelle che erano state le scelte fatte a suo tempo. Sì. Per il resto lui però sta andando avanti e realizza un progetto che è finalizzato alla realizzazione della Casa della Salute, che solo in alcune parti può essere accettato, perché o lo usa la Casa della Salute o lo usa una struttura ospedaliera, secondo il concetto che noi abbiamo espresso, non poco cambia. Cioè. Alcune questioni invece vanno solo ed esclusivamente verso la realizzazione degli ambienti necessari per la Casa della Salute. Questo noi lo dobbiamo contrastare. Sì, ma poi alla fine cosa serve rendere vuota una struttura che già esiste per costruirne un'altra, riempirne un'altra, renderla vuota un'altra? È come magari, che ne so, costruire nuove scuole e vuotare queste che già esistono. Intanto devo dire che mi fa piacere che sia stata usata dal sindaco in apertura il termine sulla reverenza. E a questo però aggiungo che, vabbè, la mia breve esperienza, ma sono venuta da Pavedente nel 92, che ho potuto vedere 5 amministrazioni, infatti i conti mi sono sicuramente sbagliato, 5 amministrazioni me le ricordo. Da Profano, che nel 92 sono arrivato,
e allora già il sindaco in carica era preoccupato della lettura dell'ospedale di Acqua Pendente. Mi potete tranquillamente smentire se sbaglio, accetto le smentite. Questo per dire che cosa? Al di là delle ammissioni di responsabilità o di errori fatti, una cosa mi va di dirla, che pur nei dettagli, magari a volte non essendo proprio in perfetta linea con tutte quelle che erano le posizioni espresse, il fatto che sull'ospedale di Acqua Pendente, secondo il mio avviso, ci sia sempre stata una presa di decisione attraverso i consigli comunali, di documenti che anche qui, se ricordo bene, sono state sempre prese all'unanimità, insomma, dà un segnale che da un punto di vista politico può non essere troppo comodo, da un punto di vista invece del senso civile e del senso di responsabilità è un ottimo segnale, ma non per noi che amministriamo. Penso, se mi considero come mi considero cittadino, se una cittadinanza vede un'amministrazione che è il corpo unico su una questione che la riguarda tutta, al di là delle forze politiche che la compongono, in questi 20 anni di forze politiche che si sono susseguite, sia in un ruolo di maggioranza che di minoranza sono state tante, la domanda è, al contrario, se non ci fosse stata questa forza della comunità, poi supportata anche dai territori vicini, poca, tanta, quello che volete, è un esempio la manifestazione di piazza, per quanto riguarda me molto belle, in quanto forti e in quanto di tutti, e devo dire, il dubbio al contrario è, se non ci fosse stata tutta questa mobilitazione, l'ospedale oggi era già chiuso? Non è una provocazione, è semplicemente una considerazione a non mollare, forse non è un termine adatto, ma non mollare assolutamente su nessun fronte dal punto di vista della cittadinanza, che io come cittadinanza ho sentito spesso fare questa domanda all'amministrazione. Diteci che dobbiamo fare, vi ricordate alcuni di voi hanno presente. Al contempo noi amministratori potremmo porre, senza giochi di ruoli, la stessa domanda, realmente. Cosa volete che facciamo? Ma non perché non sappiamo cosa fare, perché le due cose devono andare perfettamente insieme come corpo unico. Perché la cittadinanza ha i suoi strumenti, noi nel momento in cui eletti siamo qui, se siamo stati eletti per essere qui, bisogna che esercitiamo quello che possiamo fare con gli strumenti che ci vengono dati qui, non inventando. Quindi l'unanimità ritorna a nessuna reverenza, a discreti, certo, più che se ne può, e più all'unanimità possibile. Per quale motivo? Perché io ricordo alcune cose sulla quale in altri consigli comunali ho posto il problema, che è venuto fuori anche in varie situazioni qui che non solo è sotto gli occhi di tutti, il fatto che alcune decisioni entrano nella storia dell'ospedale del Potente, perché sono decisioni di ordine generale. Faccio un esempio molto concreto a quello che mi sconvolse da un punto di vista di programmazione della sanità sul territorio quando uscì a parlare di una quale, non per il fatto che fosse un'istanza di una forza politica o di un altro, ma per il semplice fatto che a me risultava che, come ancora probabilmente è, visto che stanno tagliando posti letto un po' di qua, un po' di là, che il numero di posti letto per 1000 abitanti, riconosciuti come criterio standard per avere una sanità che si possa chiamare tale, se non mi sbaglio,
sbaglio, era sui 4 posti letto di abitanti, ne sbagliamo. Però so per certo che i posti letto per 1000 abitanti del Milanese erano sotto. Ora capisco che valgono le medie matematiche, però l'invenzione della matematica, secondo me, poi mi sbaglierò, è stata fatta perché in quel modo il numero di posto letto del Viterbese venivano messi insieme il numero di posti letto per gli abitanti che rompiamo gli ospedali di Roma e rimando a Monte Rotondo che dice ce n'ho 3 a 25 minuti, ma non è, come diceva giustamente Alberto, intenzione nostra insegnare a nessuno quali sono i problemi della sanità degli altri. Guai dire per tenere aperta l'acqua pendente chiudiamo qualcun altro, perché scusate, spesso purtroppo l'errore che si fa in generale è proprio questo, e noi su questa cosa non ci siamo perlomeno mai esposti o abbiamo mai comunicato che la battaglia per l'ospedale di acqua pendente bisognava portarla avanti a scapito di qualcun altro. Poi mi verrebbe da dire, forse poteva essere collegato più un'espressione di voto, ma penso che se qualcuno di voi fra un po' se ne va, non mi va a cagare quell'altra volta che è stato l'intervento dell'ultimo che molti erano scendati via. Ci tengo a comunicare col fatto che siamo in un consiglio comunale aperto. Mi sono perso. Sì, no, l'applicazione di voto è che, diciamo, la richiesta di una dimissione di tutto il consiglio comunale, così di prima quinto, non è una bella cosa. Perché? Perché a dire tutta la loro storia, qui le espressioni del Consiglio sono state prese all'unanimità. E in questi tempi, come diceva Alberto, molto difficili nell'interpretare anche sbagliato un ruolo da amministratore, voglio dire, può anche essere letto con un segnale di debolezza. Però attenzione, non ho detto non ci sto, ho detto vediamo un attimo chi insieme in realtà ha riformulato questa richiesta della minoranza, tirando fuori un documento che il sindaco ha condiviso con la minoranza, in cui ci sono questi tre punti che il consigliere Verini ha esposto prima, anticipando un po' quello che avrebbe detto Alberto. Allora, se qui ci siamo oggi e domani ci deve essere un commissario che si è andato di capire che viene non si sa da dove, e questo commissario magari fa parte di questo decisionale, non questo, fa parte di una macchina amministrativa che decide sulla sanità senza conoscere i territori. Perché permettetemi, gli standard qualitativi, intanto che l'hanno scritti, per noi sono peggiorati. Cioè le strade, l'esempio delle strade, che si parlava di 60 minuti per arrivare al primo soccorso, 60-70, noi abbiamo un'ora abbondante da seminare per arrivare anche a Roma. Lasciando perdere che buona parte, come è stato detto, vanno concordiato senza neanche pensarci. Quindi se noi ci andiamo senza pensarci, qualcuno si dovrà preoccupare, si parlava di mobilità passiva e quant'altro. Allora forse, va bene, mettete sulle voci, sicuramente tanto avrei avuto difficoltà di qualità. Ok, Caruccia. Ok, le dimissioni come segnale forte, ma motivato e circostanziato. Il percorso non è quello oggi, le dimissioni, è ricorso al TAR. Il sindaco che si mette in contatto con la legge, mi sembra di capire, quindi l'azione finale, la cosa che ha fatto a dei lavoratori,
individuando alle presidi come presidi di aree disagiate, visto che questo non è stato riconosciuto, nonostante più volte richiesto con documenti ufficiali e la struttura indipendente, che sicuramente più degli altri ne ha le caratteristiche, delibera di autorizzare il sindaco a promuovere il ricorso amministrativo contro il decreto in questione, affidando la sua estensione all'ANCI per la sanità insieme all'Università della Sapienza, con il quale già abbiamo preso dei contatti, di interessare nuovamente la prefettura delle problematiche e di tutte le possibili conseguenze.